Il giorno dopo i coniglietti dormirono fino a tardi. A casa si stava bene, così passarono la maggior parte della mattina a giocare o a spizzicare quello che cucinava la mamma. Peter riuscì anche a far cadere un fazzoletto pulito della mamma dentro un pentolino di mele cotte. Alla fine mamma coniglia ne aveva abbastanza. Fuori tutti adesso! Andate a prendere una boccata d'aria, disse. Facciamo un coniglio di neve, propose Peter. Oh sì, cinguettarono le sorelle. Saltellarono fuori con le orecchie ritte per l'entusiasmo. E furono proprio le orecchie sveglie a udire un debole lamento. Aiuto! Avete sentito? Chiese Cottontail arricciando il naso. Sì, andiamo a vedere, disse Peter. Seguirono il suono della voce. Quando la sentirono più forte si fermarono. Aiuto! Disse di nuovo la voce. Oh, che guaio! Peter si guardò intorno. A parte neve su neve, non si vedeva nient'altro. C'è qualcuno? Chiese. C'è qualcuno? Disse la voce. Possiamo aiutarti? Domandò Peter gentilmente. Oh, sì, per favore, sì, disse la voce. Dove sei? Chiese Cottontail. Sotto la neve, rispose la voce, che ora assomigliava sempre più a quella di Jeremy Pescatore. Proprio qui. I coniglietti si misero a scavare nella neve al lato del sentiero e presto trovarono un piede palmato e poi un altro. Si misero a tirare mentre il loro direttore di coro strillava con degli acuti tali che non ne avevano mai sentito di simili nei canti natalizi. Finalmente riuscirono a farli uscire dal mucchio di neve. Il signor Jeremy Pescatore se ne stava lì tutto tremante. Poi all'improvviso disse: Oh no, il mio cestino! Hai perso qualcosa? Domandò Cottontail. Il signor Jeremy si accasciò tristemente a terra. Ero stato al negozio di Ginger e Cetriolino per comprarmi delle nuove galosce. Sapete, quelle scarpe fatte apposta per la neve, e le avevo messe nel cestino. Ma poi Tommy Tasso mi inseguiva. Io ho preso paura e sono saltato in un mucchio di neve. E ora non ho più il mio cestino, disse torcendosi le mani. Lo troveremo noi. Siamo molto bravi a scavare, assicurò Peter. I coniglietti si misero in cerca del cestino nei cumuli di neve. Ben presto lo trovarono e c'era anche una palla rossa. Oh sì, è mia pure quella, disse Jeremy. Mi pareva divertente. Peter pensò che la palla sarebbe piaciuta molto a Benjamin. Le tue galosce sono nere? Chiese ad un tratto Cottontail. Proprio così, rispose Jeremy. Trionfalmente Cottontail ne tirò fuori una dalla neve. Era uno strano aggeggio di gomma. Jeremy se l'abbracciò. Dopo un attimo Peter trovò anche l'altra. Grazie ragazzi, disse il ranocchio. Ora me ne posso tornare a casa. Venite pure a farmi visita per uno spuntino. Ho dei deliziosi insetti sott'aceto. Così dicendo si infilò le galosce ai piedi, mise la palla rossa nel cestino e a balzelloni riprese il sentiero. I coniglietti si affrettarono verso casa, ma poco prima di arrivare notarono due topolini che correvano avanti e indietro vicino a una betulla. Sembravano preoccupati. Peter si fermò. Tutto bene? Chiese. Oimè, no, per niente, ansimò un topolina. I nostri piccoli sono chiusi nella tana, ma l'entrata è bloccata. Deve essere caduto un mucchio di neve da un ramo, disse Papà Topo guardando verso l'alto. Ma per noi è impossibile spostarlo. Li aiutiamo noi, siamo molto bravi a scavare, disse subito Peter. In pochi minuti i coniglietti riuscirono ad aprire una galleria nella neve. I topolini non finivano più di ringraziarli. Grazie davvero, dicevano. Possiamo fare qualcosa per voi? Non ce n'è bisogno, disse Peter. Sentiva un bel calore al centro della pancia. Aiutare gli altri faceva sentire bene. Flopsy, Mopsy e Cottontail avevano raccolto delle bacche per la cena dei piccoli topi. Quando ebbero finito di dar loro da mangiare, Cottontail si appoggiò assonnata alla spalla di Peter e chiese: Adesso andiamo a fare il coniglio di neve? Peter guardò il cielo. No, adesso è ora di cena anche per noi, disse. Era un peccato che non fossero riusciti a fare il coniglio, ma la neve sarebbe stata là anche il giorno dopo. E in compenso avevano compiuto tante buone azioni. Peter
Peter sorrise alle sue sorelle mentre correvano verso casa. Erano davvero molto bravi a scavare.